Come i giovani possono scommettere sulle proprie idee e provare a venire fuori da una crisi economica che non sta risparmiando nessuno? Ad Andria, nella sede di Materia Prima, esperti di finanza agevolata e finanziamenti a fondo perduto provano a dare qualche consiglio per sviluppare forme di autoimpiego. Sono ancora troppo poche le persone, infatti, che sanno dell'esistenza di opportunità preziose come quelle riservate dai bandi nidi o da altri fondi finanziati dall'Unione Europea e dalla Regione Puglia. I destinatari di queste risorse possono essere i giovani, giovani disoccupati, ma anche le piccole e medie imprese già esistenti che vogliono provare a rilanciarsi sul mercato. Quello che dispiace è che proprio nella BAT c'è il numero minore di domande per poter ottenere, diciamo, queste opportunità. E è un peccato, e quindi siamo qui per comunicarlo affinché le persone che non conoscono gli strumenti possano poi utilizzarli. Nidi è uno strumento che finanzia anche in maniera importante a fondo perduto e con un tasso agevolato delle idee imprenditoriali. Quindi parliamo di autoimpiego. Io citerei almeno due progetti di contributi a fondo perduto per giovani sotto i 35 anni e non che abbiano voglia di costruire un'impresa. Uno è Valore Assoluto della Camera di Commercio di Bari, che assegna ogni anno a 5 start-up un contributo fino a 100.000 euro a progetto, e ne ha finanziati finora 15 in 3 edizioni, fra un po' partirà la quarta edizione. Poi esiste un'altra linea di finanziamento che è invece con soldi dell'Unione Europea e che si chiama SME Instruments, dove SME sta per Small and Medium Enterprise, cioè piccola e media impresa, e che aiuta le imprese anche non nuove, ma anche gli start-up, a innovarsi, a cambiare, con un progetto che va avanti attraverso due fasi: uno studio di fattibilità, dove l'Unione Europea finanzia 50.000 euro fisse, e invece come risultato successivo lo studio di fattibilità può presentare una domanda di finanziamento fino a 2 milioni e mezzo per implementare quello che è stato studiato. In questo caso il finanziamento è 70% della cifra necessaria a cambiare l'azienda. L'incontro voluto dagli animatori di Materia Prima è una sorta di battesimo per il nuovo movimento politico ispirato da Sabino Zinni. Altri incontri seguiranno nelle prossime settimane sui temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale del consigliere regionale andriese. La scelta di denominare il movimento Materia Prima non è casuale. In realtà si è voluto sostanzialmente con questo nome recuperare un po' tutte quelle tematiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale e che noi intendiamo portare avanti evidentemente perseguendo quel solco, cioè le tematiche che sono poi fondamentali per lo sviluppo di questo territorio, ma in realtà del territorio di tutta la BAT, quindi fondamentalmente giovani, istruzione, cultura, territorio, impresa. E su queste linee il movimento si propone evidentemente di sviluppare la propria azione non solo politica ma anche evidentemente culturale.